Quella che è stata croce e delizia di generazione e generazione di studenti, la peste di Milano, riportata nelle Promesse Spose da Alessandro Manzoni. Un'opera che ha avuto svariate, molteplici interpretazioni a fumetti. Ricordiamo per esempio quella degli anni 50 degli Alberti Tascabili della Magnesia San Pellegrino, che veniva data in omaggio agli acquirenti del prodotto. Ma se vogliamo parlare di veri e propri fumetti, quindi dalla prima trasposizione a fumetti, che non si è presa libertà ma ha seguito proprio precisamente la trama del romanzo con un intento quasi didattico, dobbiamo citare quella di Claudio Nizzi e disegnata da Paolo Piffarerio negli anni 80 appuntate sul Giornalino e poi riprodotte in diversi volumi. La peste è, come tutto il resto del romanzo, riprodotto perfettamente dal meraviglioso tratto di Paolo Piffarerio, la scena famosissima della madre di Cecilia, con una riproduzione dei costumi notevole, che era tra l'altro il cavallo di battaglia di questo autore. Di tutt'altro tenore invece sono sicuramente le parodie tratte dal romanzo, dove i più diversi personaggi, ricordiamo per esempio Geppo e il diavolo buono di Sandro Dossi, una storia di Sandro Dossi, o perfino Alan Ford con Max Bunker e Dario Perucca, sono stati trasposti all'epoca dei Promessi Sposi. Ma tra le più famose di tutte c'è sicuramente la disneyana I Promessi Paperi di Edoardo Segantini e Giulio Chierchini, che nel 1976 partono dal romanzo per dare l'avvio a una storia completamente diversa. Chiaramente la peste su una storia della Disney non può essere riprodotta per quello che è, ed ecco il simpatico escamotage dei due autori che fanno sì che Paperino diffonda nell'aria un particolare gas che toglie a tutti la voglia di lavorare. I più colpiti sono, per chissà quale motivo, gli impiegati delle poste. Ed ecco che le poste di Milano mettono in subbuglio l'intera città. Molto divertente anche il sistema inventato 20 anni dopo per i Promessi Topi, dove stavolta sono gli abitanti di Topolinia portati nella Milano appestata. Ma ecco che, ad opera di Bruno Sarda e Franco Valussi, la peste di Milano in questo caso è una pestifera bambina che ne combina di tutti i colori, la nipotina del governatore. Più o meno lo stesso escamotage che usa il grande Carlo Peroni quando realizza i Promessi Sposi impersonati dai Flintstone. E nella sua Milano preistorica la peste è il dinosauro Dino che, come la bambina disneyana, mette a suo quadro il mondo intero. Da ricordare infine, in questa rapidissima rassegna, l'opera di Marcello Toninelli, un autore che è riuscito a riportare in strisce umoristiche tutte le grandi opere della letteratura mondiale, l'Eneide, l'Iliade, l'Odissea, la Divina Commedia, perfino la Gerusalemme liberata e ovviamente i Promessi Sposi, con un tratto cartunesco molto caratteristico, molto divertente, che è riuscito a sdrammatizzare perfino la terribile storia della colonna infame, quando Gian Giacomo Mora e Guglielmo Piazza vennero accusati di essere untori, torturati nei modi peggiori, e lui riesce a dare leggerezza perfino a una situazione di questo tipo.